Perché ci sono qua. È come se ci fosse, boh, un tesoro o qualcosa nascosto di sopra che richiama, qualcosa che richiama l'attenzione, no? Ho visto adesso dei flare blu, ma sono solo. Anche perché non vedo dove si potrebbe salire, a meno che non si rompa da qualche parte qua, ma. Anche perché è di lì che si sente. Qui non si sente niente, però qua si sente. Non so. Ma in realtà è apprezzabile, comunque ci sono spesso rumori, come dire, di fauna, eccetera, no? Per dare un po'. Eccolo qua. Boschi morenti. 9. Non è vero, a pensare che quella lì è, come dire, la configurazione, no? Però è strano che sia numeri così bassi. Perché di solito ci sono i seed, no? Quando si viene creato una cosa procedurale c'è un seed, ma è una stringa lunghissima. E a parte quello mi sembra strano che ci siano tipo. Boh, perché mi sembra di non aver mai visto un numero più alto di quello, no? Quindi è come se mi dicessi che ci sono, boh, 9 configurazioni dei boschi morenti. Può essere, però, boh. Vabbè, torniamo. Come può aiutare, Duella? Certo, Pak Sultek. Sì. Ricordavo bene. Pak Sultek estraneo ai Pan. Termine privo di significato, forse, nel mondo dei Pak Sultek, ma è di uso comune per Duella. Sì. È sempre questa la domanda. Sono un Pan di Yesha. Lì dove regna l'imperatrice eterna, dove la cerva e il predone vivono liberi e dove l'equilibrio dà vita alla giungla. O almeno così era un tempo. Ahimè, non più. Gli immortali hanno oppresso a lungo i pan comuni, esercitando il loro potere come fosse qualcosa di guadagnato o meritato. I pan si sono ribellati a questa tirannia e per un certo periodo è sembrato che potessimo vincere. Poi è arrivata la pestilenza. Quella che i Pak Sultek chiamano Rut. L'ultima volta che l'ho vista, Yesha soffriva per la pestilenza. Il predone si aggira furtivamente. E la cerva è scomparsa. La ribellione continua, ma il mio popolo ha bisogno di sollievo. Ah, il Pak Sultek Ford, il fondatore, durante la sua ultima visita su Yesha, disse che era possibile. Io stesso non ne comprendo la complessità, ma ora sono qui. Non c'è la domanda, ma non ti stai spaccando la schiena con quella roba sulla. Ah, Ford è stato più volte su Yesha. E ha aiutato i ribelli contro la tirannia degli immortali. Il suo desiderio di proteggere era chiaro anche allora, così come il suo talento per la violenza, che condivideva liberamente. Duell non ha imparato la violenza dei Pak Sultek da Ford, ma ha aiutato i ribelli con gli stessi cristalli che offro qui.
Entrambi abbiamo aiutato la ribellione, quindi entrambi abbiamo condiviso la prigionia. Ho sofferto per anni, un prezzo che non avrei mai voluto pagare. Ma un altro Paxultec, quello che pare possa vagare per i mondi, è venuto a liberare Ford, che a sua volta ha liberato Duell e tanti altri. Mi sa che qui è un riferimento al primo. Forse non è un nome da Paxultec, ma è il mio nome mentre vivo tra di voi. Le gemme ricavate da un cristallo speciale che si trova solo su Yesha. Gli Ahane, i sacerdoti dei Pan, vietano l'uso di questo cristallo tra la gente comune, ma i Ghoul sono più ingegnosi di quanto gli Ahane credano. I Ghoul hanno sempre usato i cristalli per le armi o anche per cose più rozze, come le zuppe. Ma ci vuole un artigiano come Duell per esaltarne il potenziale. È un po' truncata. Speri che ti dica chi rifornisce Duell? No. Duell non fa buoni affari rivelando i suoi segreti. Ha tagliato l'altro, ovviamente. Ah, sì. Solo ciò che rende più forte di prima. C'è qualcosa di nuovo? Allora, facciamo una cosa così prima di andare avanti. Voglio dare un'occhiata di nuovo da cos'è Wallos? Non mi ricordo. Voglio vedere cosa costa il prossimo. Mi pare che possiamo avere quante ne vogliamo di cure, ma se devi morire prima di usarla, non è che sia proprio. Il viandante ritorna. Allora non. Ah, vuole simulacro. Costerebbe 1000 comunque. Este simulacro. Ma io sono sempre più convinto che questo gioco qua è stato pensato per essere giocato comunque anche in multiplayer. Per far sì di avere più materiali, eccetera, magari, e più scarti, ovviamente. E poi forse trovare armi che per il momento non abbiamo trovato, perché magari erano anche in zone un po' diverse, per esempio, non so, qua. Ma avevamo guardato qua. Cioè, si è aperto adesso? Perché di sicuro non riusciamo ad aprirlo. Abbiamo visto che ci sono pieni di quei, diciamo, dischi di pietra che potrebbero aprirsi, ma non credo che siano tutti apribili e che quindi corrispondano ad altrettanti mondi. No, in teoria sono questi qua e basta. Quindi non so perché ci sono. Come sappiamo, delle armi le vende anche lui qua, se non sbaglio. Certo. Sono tutte armi base, diciamo, non. Cioè,
non sono esoteriche, quantomeno non sono aliene, non sono... Però, può darsi che potenziale così non facciano comunque schifo. Però, vediamo cosa... Ancora tu. D'accordo. Pistola. Questo qui è un modo arma. Spara un raggio surriscaldato che infligge 25 danni. Forse questo l'avevamo visto. Raggio di stasi. Spara un raggio che infligge 15 danni al secondo e applica il rallentamento. Dopo essere stato applicato a un nemico per 2 secondi, il rallentamento diventa stasi e congela il bersaglio per 10 secondi. Nucleo di stasi. Questo vuole la vecchia iride. Questo invece, nano sciame. Rilascia un getto rovente di gas acido che applica l'effetto corrosione, infliggendo 300 danni alla corrosione nell'arco di 15 secondi. Uccidere bersagli affetti dalla corrosione della nebulosa genera una nube di gas che applica il suo effetto. Si voleva la bile, infatti. Quando colpisce, la nube di gas dura 2 secondi se può essere, e può essere ravvivata. Nanosciame, rilascia uno sciame di nanomacchine che inseguono i nemici nel raggio di 20 metri e li attaccano ripetutamente infliggendo 6 danni da acido per colpo. Proviamo a prenderla tanto per vedere com'è. Addio. Ah, è un piacere. Qui ovviamente sarebbe la classe del medico, però non abbiamo abbastanza. Non so dove siano le altre, però proprio questo. Il danno sembra veramente microscopico. Abbi cura di te. Non so. È per vedere com'è. Siamo quasi livello 1. Quello sotto chiave. Boh. Allora, in teoria le altre classi, gli altri archetipi si dovrebbero trovare in giro. Boh, non mi ha trovato un tubo. Quindi questi sono danni da... io non so dove vedere queste cose, non so cosa dire.
Perché l'acido. L'acido rimane su. Allora. Stanza ravvicinata. Ma si teletrasporta? È finita. Sembra un seghetto. Niente. Vediamo qua. Ah, cavolo, la spada sta sparando un po' lì. Bel posto del cazzo. Siero dei... Siero del cool. Capito, ma mi attraversa. Cioè, che cavolata mi becca. Boh, subisco i danni comunque. Cambio queste armi del cane. Cristalli lumini. Ma sto simulacro, dov'è che li prendiamo? Sto guardando quel quadrato bianco, ma un po' si vede quella luce che passa attraverso. Route questi? No. Potrei star dicendo una cavolata, ma mi sembra che nel, cioè, se nel primo ci sono sempre, o perlomeno sin dall'inizio ci sono questi route. Qua non abbiamo mai visti, mi sembra. A meno che non siano questi. Mi sembrerebbero queste delle radici, no?
Diciamo che non ha un gran range quella cosa qua, mi sembra. Curati, 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 curati. Finita. Contento, eh? Sei contento? Bravo ragazzo, bravo. Allora qua. Ecco, c'è qualche passaggio qua sotto. No. Mi piace quando puoi vedere i nomi dei personaggi che non hai mai visto e addirittura sai che ci sono lì. Vabbè, sarà una comunità, però boh, me continuerà sempre a lasciarmi perplesso questa scelta. Anche Baldur, così non conosciamo i nomi, ci dice comunque chi siamo. Come mai ci sia un checkpoint qua? Come mai? Che di solito ci va a fare chilometri prima di incontrarne uno, e quando c'è è perché c'è un boss o qualcosa. C'è un boss qua? Ma che c'è tutta questa musica drammatica? Ma questo alla fine credo che sia da vicino, no? Che freddo, IEM. Siamo qua. Ok, ci siamo. Eccoci, un nuovo cambio di zona. Niente.
Non è che quella abominio lì sia uno dei più difficili? Se l'ho sentito ancora senza spoilerarmi nulla. Campo dimenticato 9, sempre 9. D'accordo. Fare. Diamoci da fare. La generazione di potere mod. Ma in parte posso capire che ci puoi fare quasi delle build, allo stesso tempo mi sembrano un po' troppo limitati. Sono rotto. Ma mi sono venuti sulla testa, da dove sono arrivate queste cose? Putrefazione rotto, cosa starebbe a significare? Ah, mi ha ridotto la resistenza. Ok, cammina o non cammina più? Ah, un problema qua. Ah, pure. Bella lungo. In questo video forse va meglio il fuoco. Sendo radici. Finite. Che devo tornare a prendere qualcosa con tuo. Emorragia. Resistenza, potere mod, rimuove corrosione, allora qua. Aumenta la resistenza alla piaga di 20, di 25, qualunque cosa significhi, 25 su 500, 1000, dura 10 minuti.
Non lo so. Sto se usarla, più che altro bisogna capire chi la vende quella roba lì. E quanto costa. E non è divertente avercela. Qua se non si sta attenti si perdono dei segreti. Però proprio che non se ne vada fuori dai piedi. Cioè non si abbassa proprio. Non c'è niente. Mi servono solo due di cura, quasi quasi di qua, provo ad andare avanti, se crepo tanto mi dovrebbe rimuovermela. Mi sono levato a fare. C'è un sacco di... Curati però, eh. Questo qui a curva come faceva tal Pinco Pallo là. Eccoci. Guarda, non morire andando giù.